I popoli di tutti i continenti della Terra ci raccontano tutti queste stesse storie. Nell'Iliade dell'Odissea, per esempio, si parla di questi carri celesti, che sono questi qui della Bibbia, e nelle traduzioni normali, siccome quelli sono considerati poemi epici, vengono tradotti con carri celesti trainati da cavalli altonitrenti. Cioè, in realtà, in greco c'è scritto carri celesti ipsi eches, che vuol dire in alto fragorosi, cioè carri celesti che facevano rumore in alto. Cioè anche l'Iliade e l'Odissea sono pieni di riferimenti concreti, tecnologici, e di analogie, anche con e di analogie concrete. Nei testi vedici, ad esempio, dove si parla dei Vimana, tipo il Ramayana, tipo il Mahabharata, eccetera, e prima abbiamo sentito, no, che Ezechiele parlava di oggetti in forma, rappresentati anche in forma di animali. Ecco, la stessa cosa c'è di là, uguale, uguale, uguale. Cioè anche di là facevano ovviamente dei raffronti, cioè voglio dire, se io, per i popoli di allora, se io devo raffigurare un oggetto in attacco, per i popoli di allora dico era un leone. Se io voglio, come dice la Bibbia, questi avevano delle basi sulle quali stavano ben piazzati a terra. Quindi se io voglio rappresentare la stabilità di un oggetto a terra dirò che è stabile come un bue. Se io lo voglio rappresentare in volo dirò che è come un'aquila. Le stesse cose. Cioè, quelle similitudini ci sono nella Bibbia, quelle similitudini ci sono nei testi orientali. È chiaro, no, che quando uno, voglio dire, pensiamo agli indiani d'America che dicevano che il treno era il cavallo di ferro. Ora, un treno non assomiglia a un cavallo, ma neanche a, è vero, no? Non ha gambe, una testa, una cosa. Assolutamente, esatto. No. Perché dicono un cavallo di ferro? Perché ovviamente per gli indiani il cavallo è il mezzo di trasporto che va più veloce degli uomini, hanno visto quella roba lì che è un mezzo di trasporto che porta uomini e merci, esattamente come il cavallo, e come lo chiamano? Cavallo di ferro. C'è Nicola?